Ciao a tutti bellezze e benvenuti in Home Game TV, l'unica rubrica sul web in grado di tenervi costantemente aggiornati con i principali comunicati stampa videoludici piscati direttamente dalla rivista Players. Essendo casualmente oggi giorno di registrazione del video, venerdì 14 febbraio, un augurio a tutti gli innamorati per questo buon San Valentino. Voi, che siete felici? Pezzi di... Cominciamo con il primo comunicato stampa. Per tutti i fan dei JRPG e degli anime, Sakura Wars arriva per PS4 il 28 aprile 2020. Sakura Wars, una delle più grandi IP di Sega in Giappone, ha debuttato sul Sega, che è quello che non faranno stasera chi invece è fidanzato, quindi insomma avete capito. Nel 1996 è diventato un franchising di successo che comprende sequel, spin-off, anime, manga e persino spettacoli teatrali. Alcune delle miglioramenti creative nell'industria degli anime e dei JRPG hanno ora unito i loro talenti con Sega, sempre parlando di argomenti importanti, per portare Sakura Wars a una nuova generazione, ad un nuovo pubblico occidentale. Per questo reboot, Sega ha riportato molti dei creatori originali e ha ricevuto grandi contributi nel design dei personaggi da veri maestri del genere, per una produzione davvero spettacolare. Sakura Wars sarà disponibile su PlayStation 4 il 28 aprile 2020, signori. Non ho mai messo le mani su un titolo del brand, la conosco per osmosi, la conosco per fama. Sono fermamente convinto che chi segue il genere già sapesse questa cosa, ma mi ha fatto piacere rendervi felici. Felici, un po' come le coppie, si saranno a casa ad amarsi ed accoccolarsi, ancora una volta, pezzi di me. Secondo comunicato, Nioh 2 avrà una demo gratuita. Team Ninja, il celeberrimo studio di sviluppo nipponico, ha annunciato che il 28 febbraio uscirà una demo gratuita per il suo nuovissimo titolo. Il lancio di questa demo gratuita permetterà ai giocatori di scoprire in anteprima le diverse novità del secondo capitolo di questo titolo d'azione. Sarà possibile testare le abilità samurai attraverso tre diverse missioni che riguarderanno la personalizzazione dei personaggi e le innovative modalità di combattimento. La demo sarà attiva dal 28 febbraio al 1 marzo. Raramente Sony mette sul mercato così a cuor leggero demo dei propri prodotti, quando lo fa perché tendenzialmente è sicura di quel che sta uscendo. Se già il primo capitolo siamo davanti a una chiesa, si sentirà? Se sentite ridondare, sono le campane della chiesa, sto zitto, aspetta, abbia finito. Niente. Ogni tanto da due colpette a chiusura. Signori, spero che si vedrà dal dietro, dal cielo, che cambia colore, che sono passati praticamente 2 giorni perché queste campane non smettevano di suonare. Quindi vi stavo dicendo di Nioh 2, credo, ormai ho perso il filo. Se vi è piaciuto il primo capitolo è inutile che vi consiglio di mettere le mani sul secondo, se no eventualmente vi consiglio di venire qui a staccare queste maledette campane per agevolare il mio lavoro. Scherzi a parte, è un titolo che aspettiamo. Ultimo comunicato stampa prima che il buio ci assorba e ci mangi vivi, sì, perché siamo in due. C'è sempre il Bonali con il drone dallo scorso on Game TV. Square Enix annuncia i dettagli di Marvel's Avenger, la più potente edizione della Terra. Square Enix ha annunciato che Marvel's Avenger, la più potente edizione della Terra, e l'edizione Deluxe saranno disponibili insieme all'edizione standard il 4 settembre 2020. Io, vedendomi nello schermetto, vedo che sono completamente nero, quindi tiro a fare. Inoltre, coloro che prenoteranno una versione qualsiasi del gioco, e questo è un bonus pre-order che avremo noi, anche noi come catena On Game Network, che quindi metterò la slide, immagine a schermo, coloro che prenoteranno la versione qualsiasi riceveranno l'accesso alla beta, il pacchetto di costumi Marvel Legacy e una targa esclusiva, cosiddetta Metal Plate. L'edizione Deluxe includerà il pacchetto esclusivo di costumi ossidiana per 6 eroi, 6 targhe ossidiane esclusive e l'accesso anticipato di 72 ore, mentre la più potente edizione della Terra includerà una statuetta a colori alta 30 cm di Capitan America, una copia dell'edizione Deluxe con custodia Steelbox esclusiva, una statuina Bubblehead di Hulk, il portachiavi di Mjolnir, la vita eterna di Logan, non scherzo, anche perché non c'è, la fibbia da cintura di Black Widow, cioè che c'è di tutto in questa cosa qui, non so se hai capito, la fibbia, non so. Mettiamoci anche le gemme dell'infinito, i progetti dell'armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avengers onoraria di Kamala Khan, la foto di gruppo degli Avengers e l'accesso anticipato di 72 ore prima della data di pubblicazione del 4 settembre. Signori, non sono così tanto incuriosito, ecco, dal gioco Square Enix, perché per me l'annuncio alle 3 è stato un po' sottotono.
Sono prontissimo a ricrederci, a ricredermi, anzi. Ho provato il gioco a Lucca Comics, un pochino già ho rivisto, insomma, aspetto di giocarlo per dirvi la mia in maniera sostanziosa. Da fan della Marvel e da fan dei videogiochi, questa edizione appena descritta, oltre a tutti i contenuti bonus che daremo noi in negozio, è un must da avere per tutti voi fan nerd vergini che cercate di preservare appunto la vostra verginità dai 30, 40, 50 anni. Detto questo, signori, io vi ringrazio infinitamente, non mi si vede più, quindi tiro a fare. Un bacio in bocca con la lingua a tutti quanti. Ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video e per ultimo, ma non per importanza, ciao a tutti bellezze!